Ciao, io mi chiamo Chiara Gubinelli, sono una ragazza affetta da fibrosi cistica, ho 29 anni. Nella vita faccio la commessa e come lavoro part-time. Lavoro da 10 anni in un negozio ed un centro commerciale qui a Roma, faccio un part-time di 21 ore e l'ho scelto sin da subito perché ho sempre pensato che il mio tempo libero, le cure da portare avanti fuori il lavoro siano molto più importanti di una paga. Credo che un lavoratore con la fibrosi cistica si possa definire con tre aggettivi: determinato, perché spesso non è facile conciliare il lavoro e i vari impegni fuori dal lavoro, e solo una persona determinata può riuscire ad avere successo. Resilienti, perché dopo un periodo in cui sembra andare tutto bene c'è sempre qualcosa che spezza il nostro equilibrio, e quindi essere resilienti, rialzarsi più forti di prima è molto importante. Creativi, perché così come sul lavoro, anche nella vita dobbiamo riuscire a trovare il modo per poter fare ciò che dobbiamo e ciò che vogliamo. Quindi ci vuole tanta creatività e soprattutto tanta allegria, perché per noi avere sempre il sorriso ed essere positivi ci aiuta ad affrontare tutte le parti più dure della vita. Il lavoro part-time l'ho trovato attraverso i siti di collocamento mirato, candidandomi ad un annuncio per categoria protetta. E già da subito mi annunciava il part-time di 21 ore. Essere assunti come categoria protetta spesso non è una scelta del datore di lavoro, ma è una scelta che gli viene imposta. Perciò quando ho iniziato mi sono sentita un po' in difetto e un po' sbagliata. Non riuscivo a far valere molto i miei diritti, perché la malattia della fibrosi cistica non si vede, è una malattia invisibile, quindi spesso le persone non capiscono le difficoltà che affrontiamo noi fuori da un ambiente lavorativo. Perciò mi sono trovata a dover spiegare, fare informazione sulla mia patologia, quello che comporta, e quindi riuscire anche a prendere i diritti di cui avevo bisogno. Ovviamente scegliendo un part-time rispetto ad un full-time vuole significare anche aver fatto delle scelte e quindi essere scesi a compromessi. Nonostante questo non ho mai voluto rinunciare a vivere la vita a pieno, a poter godere di ogni momento, di poter gestire la mia malattia nel miglior modo per un'indipendenza economica che si può tranquillamente raggiungere man mano con il tempo. In questo il Covid un po' mi ha aiutato paradossalmente, perché mi ha permesso di aprirmi a nuove opportunità rispetto al lavoro tradizionale, in cui un po' mi sentivo insicura nonostante il contratto indeterminato, e anche stretta perché non libera di vivere appieno e decidere del mio tempo in totale autonomia. Quando ho scoperto la possibilità di iniziare un'attività indipendente proprio nel mondo dei viaggi, quindi legarla alla mia passione, mi sono subito incuriosita. Ho visto la possibilità di poter viaggiare molto di più, perché potevo pagare molto di meno i miei viaggi e poter aiutare anche le altre persone a fare lo stesso, nonché ci ho visto anche la possibilità di poter gestire il lavoro completamente da casa, perché potevo scegliere io quando lavorare, dove lavorare, volendo potevo farlo anche online, ma soprattutto anche di poter gestire tutte le mie cure come meglio credevo. Proprio grazie a questa attività sono riuscita a crearmi una rendita passiva che continua nonostante io sia a casa, in viaggio, in palestra o a fare l'aerosol. Come mi vedo tra 10 anni? Sicuramente il lavoro part-time mi fa stare molto sicura, però non mi fa vivere la vita che veramente sogno. Quello che posso fare, grazie anche a queste nuove terapie che mi fanno stare anche meglio, mi fanno immaginare una vita fuori anche dall'Italia per più tempo, senza avere la paura di dover curarmi per forza nel mio posto, ma poter esplorare, vivere esperienze anche altrove e farmi accogliere da qualsiasi parte del mondo.